questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, giovedì 24 dicembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Giacobbe Patriarca. Allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Si chiama così il figlio di Isacco e di Rebecca. Da Giacobbe si fanno discendere le 12 tribù di Israele. Le storie di Giacobbe non costituiscono nella Genesi una biografia organica, ma sono piuttosto una raccolta di vari racconti che sono stati applicati. Il suo nome viene fatto derivare con un'etimologia popolare dalla parola in ebraico che significa ingannare. A questa interpretazione si allacciano le storie particolareggiate dell'inganno di Giacobbe verso il fratello Esaù e della benedizione della primogenitura. I discendenti di Giacobbe dipendono da questa benedizione carpita con l'inganno. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura. Iniziamo dalle pagine del Centro. Carichieti, l'inchiesta sul buco, il costruttore, mi hanno ricattato a Pescara, ho perso tutto. A centropagina contro il Modena, il terzo successo di fila, la Padula segna, il Pescara sa soffrire e vince. E poi nelle cronache il regalo di un 71enne, falegname e muore, donati gli organi. L'agricoltore di Penne, scomparso un anno fa, ipotesi fuga d'amore, di taglio alto Seve l'assume 300 lavoratori. Buone nuove da Atessa, produzione record, superati i 250.000 ducato. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. L'Europa attacca su Tercas. L'Unione Europea notifica al Ministero del Tesoro la lettera contro l'intervento da 265 milioni per l'istituto, ma una soluzione alternativa già pronta eviterà conseguenze negative, un fondo volontario. E poi la Serie B vince il Delfino, pari il Lanciano. Giulianova svaniti da un conto 460.000 euro, bancario arrestato. Sevel sarà un bel Natale, stabilizzati 305 lavoratori. Dal 30 dicembre i contratti a tempo indeterminato per gli interinali. E poi Veco di Martinsicuro, 71 licenziamenti. Di spalla di Antonellini, signore della musica. Di taglio alto, regione, commissione stasera alle 20, ma poi D'Alfonso salva il cenone. L'Aquila tutti in centro alla vigilia per l'aperitivo degli auguri. E poi Udine, scarcerato il preside Bearzi, in prova ai servizi sociali. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Salvataggio Tercas, scatta il piano B. Per Bruxelles i 330 milioni del fondo di garanzia sono aiuti di Stato, interviene il nuovo fondo volontario. E poi il Natale su internet, Teramo, la messa di mezzanotte al Duomo in diretta streaming. Di spalla l'Abruzzo, se e solo se l'intervento, e poi Martinsicuro, Veco operà in mobilità, poi chiusura. La sanità ha inaugurato mini ospedale a Teramo, eviterà code al pronto soccorso. Di taglio alto, operazione del NAS e della Guardia Costiera, maxi sequestro di pesce per il pranzo della vigilia. E l'impiegato nei guai, a manco di 450.000 euro in Banca Marche, arrestato un giuliese. Questi dunque i titoli di apertura. Prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, provate a mettere un pizzico di entusiasmo in più in tutto ciò che fate, anche se ai vostri occhi si tratta della cosa più ovvia e banale. In amore, vi tocca impegnarvi un po' di più per far funzionare la vostra love story. Toro, vi sentite in splendida forma e in grado di poter fare tutto quello che volete e sarà certo così perché gli astri vi appoggiano in ogni sfera della vostra esistenza. Se il rapporto di coppia funziona, sarete molto vicini al paradiso. Gemelli, gli astri vi danno una marcia in più per iniziare la giornata con il piede destro e i propositi giusti. Stabilite le vostre priorità, oggi nessuno è in grado di ostacolarvi. In campo affettivo tutto si volge a vostro favore. Cancro,
sacro. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, neppure ai tipi precisi e meticolosi come siete voi. Perciò non fatela più grave di quanto non sia. Avete assoluto bisogno di trovare un modo per tirarvi su di morale. Uscite e svagatevi. Leone, non lasciate al caso la soluzione di un problema di lavoro, ma impegnatevi a fondo dopo aver deciso cosa fare e in quale direzione agire. In amore, non lasciatevi travolgere da una storia che potrebbe rivelarsi un'illusione. Vergine, scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Bilancia. Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita sociale, riuscite ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e a consolidare quelle esistenti. Sarebbe il caso di dedicare un po' più tempo al riposo e ai piccoli piaceri quotidiani. Scorpione, chi ben comincia è a metà dell'opera. Siete partiti bene, perciò non gettate la spugna di fronte alla prima difficoltà, non sarebbe da voi. Se siete insicuri, chiedete il sostegno di una persona di fiducia. In questa fase sembra che gli eventi vi sfuggano di mano. Non preoccupatevi se non vi sentite padroni della situazione, prendetevi tutto il tempo che vi serve. In amore siete pronti ad incassare un netto rifiuto. Capricorno. Impegni quotidiani, qualche frizione in famiglia, un piacevole incontro con un amico che non vedevate da un po', insomma, una giornata normale. Ponete particolare attenzione alla vita di coppia, che in questa fase è l'ambito più sollecitato. Acquario, sfruttate questo giorno felice perché le stelle sono un tripudio di favori in tutti i settori. Nell'ambito sentimentale riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. Sul lavoro raccoglierete i primi frutti. Dal punto di vista professionale mostrate tolleranza e lasciate che ogni cosa segua il suo corso. Con la persona amata si annuncia una serata intensa e piacevole. Se abbandonerete la vostra disposizione d'animo negativa. Iniziamo a leggere le pagine del centro. Si parla del crack, il credito si indaga per truffa sul pensionato suicida. Caso Etruria, l'uomo fu raggirato e indotto ad acquistare titoli spazzatura e l'antitrust assolve il ministro Boschi. Non c'è nessun conflitto di interesse. E il 28 novembre si era ucciso dopo aver visto sparire i suoi investimenti per 110.000 euro. La finanza perquisisce la sede di Civitavecchia della banca. Il Codacons ha chiesto un'estensione delle indagini sul sistema di vendita delle obbligazioni e sul silenzio sui rischi che i clienti correvano. E poi il decreto sui rimborsi con rebus su fondi e competenze. Le associazioni dei consumatori non si fidano, poche risorse. E dal Senato arriva la proposta di una commissione d'inchiesta. E poi il governo, l'economia, case, contanti, canone RAI. Cosa cambierà nel 2016? Cancellata la tassa sulla prima abitazione, dimezzata se data incomodato ai figli, bonus 80 euro a polizia e forze armate, card da 500 euro per i neo 18enni. E poi Mattarella, grazie agli 007 che rapirono Abu Omar. Sono Madero dell'ambasciata USA e Sheldon Lady, ex capo della CIA a Milano. Libero Massimo Romani, condannato in Thailandia a 40 anni per stupefacenti. Mafia, sequestrati 10 milioni di beni a prestanome Messina Denaro. E poi il delitto caccia Schirripa, io innocente, vittima di fraintendimento.
Apriamo la pagina dell'Abruzzo. Carichieti, ecco l'esposto sul buco che fa aprire l'inchiesta. Il costruttore, ripeto, mi hanno ricattato, così ho perso tutto. È la prima denuncia penale presentata alla Procura, oltre 500 documenti con colloqui registrati. Racconta il PM l'operazione salvataggio da 31 milioni dell'ex arcivescovo di Pescara Cuccarese. E dalla mediazione di D'Alfonso allo stop imposto da Sbrolli, gli immobili pignorati dal commissario. E poi gli scenari, adesso la procura può indagare sulla debacle dell'istituto. La Sevel assume 300 lavoratori. Buone nuove da Tessa, produzione record, supera i 250.000 Ducato, Marchionne dà il via libera a un'infornata di precari. E poi continuiamo a scorrere le pagine del centro, sempre sulle cronache. E aspettiamo qualche secondo, scorriamo. Passiamo invece alle pagine del Messaggero, a questo punto le apriamo, anzi proviamo a tornare in quelle del centro. Ieri parliamo di proteste, ieri è stata una giornata in cui sotto il Palazzo della Regione Abruzzo sono tornati a protestare i lavoratori di Attiva che avevano qualche giorno prima interrotto il Consiglio Comunale per chiedere l'assunzione dei lavoratori interinali dopo 3 anni di contratti sempre da precari. E allora c'è stato un incontro proprio con il governatore Luciano D'Alfonso, durato diverso tempo, e alla conclusione di questa riunione hanno parlato gli avvocati dei lavoratori. Vediamo. Si è concluso l'incontro, le richieste erano ovviamente quelle dell'assunzione da parte dei lavoratori, e che cosa ha detto il Presidente? Il Presidente D'Alfonso si è impegnato a trovare una soluzione per questo problema, una soluzione in grado di definire la vicenda per tutti i lavoratori interinali. È stata convocata nei prossimi giorni, sarà convocata una nuova riunione, un incontro tecnico formato da una delegazione dei lavoratori con i rispettivi avvocati, dai vertici di Attiva, dal sindaco di Pescara, dal vice sindaco di Pescara e da un rappresentante della regione che sarà verosimilmente il presidente D'Alfonso. Soluzione che troverà il presidente, ma la richiesta qual è dei lavoratori? La richiesta dei lavoratori è quella di vedersi riconosciuto il loro diritto a un'assunzione a tempo indeterminato con Attiva, questo anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sancito dal Tribunale di Pescara e in qualche modo ribadito anche dalla Corte di Cassazione. Fermo resta che tutti gli ex interinali di Attiva comunque procederanno in sede giudiziaria, non fermeranno la loro battaglia giudiziaria fino a quando non si sarà trovata la concretizzazione, la risoluzione effettiva del problema. Per adesso c'è una volontà politica, che comunque è un grande auspicio, un grande augurio di soluzione del problema. Questa è stata la nostra trattativa odierna. Sanno che c'è la volontà di andare avanti a livello legale dei lavoratori? Lo abbiamo specificato, sia io che l'avvocato Di Paolo abbiamo specificato che comunque da parte nostra ci sarà, non ci si fermerà assolutamente nelle azioni giudiziarie. E nel pomeriggio esce la notizia che i precari di Attiva tornano a sperare in un altro concorso. Vertice in regione con D'Alfonso, i lavoratori interinali, e Del Vecchio, il vice sindaco di Pescara, dichiara: faremo una nuova selezione per 50 posti. Torniamo indietro sulle pagine del centro perché arriva una buona notizia per il turismo. Ed eccola qua. La neve che c'è, siamo gli unici ad averla vera e viviamola fino all'ultimo fiocco. Prenotazioni da tutta Italia al fenomeno Abruzzo. Brindano gli albergatori, ma sono molte richieste anche le case vacanza. Quanto durerà? In tanti cominciano a sperare in una nuova imbiancata. E poi le alternative allo sci, ciaspole, camminate, snow e arrampicate. Fitto il calendario delle uscite sulla maglietta e nel parco, mentre gli appassionati del fondo devono aspettare. E la rivincita dei treni storici dalla Transiberiana d'Italia all'Avezzano Roccasecca, il viaggio lento va di moda. E poi la variante di Valico aperta, Renzi, così ripartiamo, la bretella alternativa della 1 tra Emilia e Toscana, taglio del nastro del Premier. Toto S.p.A. fra le imprese esecutrici, qui c'è la nostra migliore tecnologia. A Pescara l'ultimo regalo di Claudio Di Pretoro, trapianti il cuore grande di un piccolo falegname. Dopo una settimana di coma e rianimazione ha smesso di vivere a 71 anni, ma la scoperta è stata che anni fa aveva dato il consenso a donare reni e corne. Unità operativa di rianimazione è il 12° espianto di quest'anno. E poi domenica mattina all'ospedale arriva la Befana dell'AIL.
Di spalla società del Comune, il Consiglio ripiana i debiti di Pescara parcheggi. Andiamo avanti, divise in prima linea i vigili, troppe aggressioni, più ribelli sono le donne. Parcheggiatore pestato, le forze dell'ordine raccontano le difficoltà quotidiane. Spesso i violenti sono incensurati, a rischio anche il personale degli autobus. E poi va in pensione Zaccagnini, giudice rigoroso. E ancora stop al trenino di Natale, non è idoneo. Il sindaco nomina Caputi nuovo direttore generale. Siamo sempre a Pescara, il commissario del Lato, uomo di fiducia di D'Alfonso, il neoacquisto del comune. Il compenso annuo lordo è di 108.000 euro. Si occuperà di aree di risulta e fiume. Riparte il progetto per allungare l'asse fino al Porto Canale, questa è la notizia data ieri in una conferenza congiunta tra Comune e Regione. E poi la storia di Natale, il cuore dei bimbi pescaresi per sostenere Federico. Anche le scuole hanno inviato fondi per il ragazzo in attesa di intervento, ma servono ancora 10.000 euro per l'operazione in una clinica di Zurigo. E poi gli eventi in città, concerti di Natale, la magia delle luci e la corsa dell'UNICEF. Il 26 sfilata dei personaggi, dei cartoni animati in centro e in piazza Salotto spostato il tendone per il Future Fest. Gli eventi in provincia, Cavaticchi di Spoltore, si mobilita domenica per il presepe vivente. In 230 mettono in scena la natività per la seconda edizione. I residenti fanno i figuranti e allestiscono le scene. Ci spostiamo a Montesilvano, il cambio in comune, la politica in subbuglio. Maragno chiama Vaccaro, è lui il settimo assessore. Il sindaco allarga la giunta con una nomina a sorpresa. Entra l'ex del PD in lite con De Martinis e Comardi. La decisione presa dopo quattro pranzi con Brocchi e Aliano. E poi i tirocini mai pagati, arrivano i soldi. La regione sblocca i pagamenti dopo la protesta dei disabili, risolveremo. E volge verso una conclusione positiva il caso dei 25 ragazzi disabili che dopo aver seguito un tirocinio formativo da settembre 2013 a giugno 2014 erano ancora in attesa di 4 mensilità, pare un totale di 2.400 euro ciascuno. E ieri pomeriggio, al termine di una serie di incontri che si sono succeduti sin dalla mattina tra i lavoratori rappresentanti dalla presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante, gli assessori Marinella Sclocco e Andrea Gerosolimo e il dirigente regionale Giuseppe Sciullo, è arrivata la notizia che i 25 tirocinanti si attendevano. E allora, come detto ieri mattina, un'altra protesta proprio davanti al Palazzo della Regione, c'erano i lavoratori disabili che chiedevano le mensilità arretrate, ma nel corso della protesta, quando c'è stato anche un incontro con l'assessore Marinella Sclocco, sono stati chiariti i punti per cui ancora non erano state versate quelle somme. Allora vediamo. Questa è una manifestazione per una scadenza non rispettata, si parla del pagamento di quello che è stato il lavoro. Il 31 è la scadenza ultima data, ci sarà un incontro con la Regione. Intanto questo è uno scandalo internazionale, si tratta di fondi europei, sono 2 anni che è iniziato un tirocinio formativo con soldi della comunità europea, hanno visto impiegati 25 ragazzi disabili, questi ragazzi hanno finito il loro tirocinio formativo che serviva al percorso lavorativo in base alla legge sul collocamento obbligatorio, i ragazzi hanno avuto il pagamento delle 3 mensilità mentre le altre 4-5 sono andate deserte, questi ragazzi per 2 anni hanno bussato nella regione e dalle istituzioni non hanno ricevuto nulla. Oggi ci vengono a dire che c'è una sola associazione cooperativa presso la quale tra l'altro i tirocinanti non sono nemmeno andati a fare il tirocinio, che ha qualche piccola irregolarità di 200 euro, pensate, di soli 200 euro, rischia la regione Abruzzo, si assume la responsabilità di rimandare all'Europa 60.000 euro e di non pagare 25 ragazzi disabili che hanno fatto un percorso di tirocinio formativo. Il problema burocratico che loro sanno benissimo è questo, che mi dispiace molto perché sanno esattamente qual è il problema, è che i fondi, noi siamo pronti a pagare, i fondi europei per noi non ritorneranno in Europa, siamo pronti, la determina è pronta, i fondi ci sono. Il problema è che un ente pubblico come la Regione non può spendere, non può usare fondi pubblici se le aziende non sono in regola, le aziende che dobbiamo pagare per il tirocinio fatto dai disabili non sono in regola. È la legge che ci impone questo, stiamo cercando di andare
andare incontro ad una delle aziende partner di questo progetto che ha problemi contabili e spero che questa ditta riesca a trovare una soluzione, altrimenti per i disabili una soluzione la troveremo comunque. E ora lasciamo le pagine di cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Intanto da parte nostra gli auguri per questo 24 dicembre, perché in questa giornata ovviamente ci sono quelle che sono le celebrazioni del Natale. Allora Giovanni, noi abbiamo letto anche una buona notizia sulle pagine dei quotidiani, che è quella che l'Abruzzo probabilmente è l'unica regione ad avere la neve vera, e questa è un'ottima notizia per tutto il settore del turismo. Per i prossimi giorni quali sono le previsioni? Ma guarda Francesca, anzitutto sì, la nostra regione è l'unica ad avere, diciamo, la neve naturale, perché proprio grazie ad una intensa perturbazione che ci ha interessato praticamente quasi un mese fa, ecco, quasi un mese fa. Dopo quella perturbazione però è tornata l'alta pressione, come era già accaduto nei primi giorni di novembre, alta pressione che ha impedito di fatto l'arrivo di nuove perturbazioni e nuove precipitazioni. Quindi questa situazione, Francesca, continuerà a manifestarsi nei prossimi giorni, quindi avremo ancora condizioni di tempo stabile su tutta la nostra penisola, anche se nelle prossime ore, nel corso del pomeriggio e in serata, saranno possibili degli annullamenti anche sulla nostra regione, perché diciamo che l'alta pressione subirà un temporaneo cedimento soprattutto alle quote superiori, e ciò provocherà appunto il transito di un corpo nuvoloso, ma che poi lascerà spazio già nella giornata di Natale a un deciso nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, perché l'alta pressione si adagerà nuovamente sulla nostra penisola e favorirà un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre della nuvolosità potrà continuare a interessare le estreme regioni meridionali, quindi la Calabria e la Sicilia, lo dico a beneficio di coloro che volessero recarsi sulle regioni meridionali, mentre al nord il tempo, anche al nord il tempo risulterà stabile, prevalentemente soleggiato, con l'anomalia dell'assenza di precipitazioni. Bisogna tenere presente che in questo è il periodo dell'anno dove si realizzano maggiori precipitazioni su gran parte della nostra penisola, e anche laddove le piogge e le precipitazioni sono davvero notevoli per gran parte dell'anno, ma soprattutto in questo periodo non piove da oltre 60 giorni. Questa la dice lunga un po' sulla situazione che stiamo attraversando in questo momento, caratterizzata non solo da assenza di precipitazioni ma anche da temperature ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose. Francesca, poi anche nei prossimi giorni non ci saranno sostanziali variazioni, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione l'alta pressione continuerà ad essere presente sull'Italia e sulla nostra regione, quindi di conseguenza almeno fino alla fine dell'anno non ci saranno sostanziali variazioni, anche se potrebbero esserci degli annuvolamenti e dei banchi di nebbia. Ecco, proprio i banchi di nebbia saranno presenti al primo mattino soprattutto nelle principali valli della nostra regione, in particolar modo nelle valli interne dell'Aquilano e sulla Marsica, ma localmente tra Natale e Santo Stefano qualche banco di nebbia potrà interessare anche il versante orientale, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Delle gelate sono previste, gelate nelle valli dell'Aquilano e localmente anche nelle pianure sul versante orientale, ma poi le temperature, soprattutto ripeto, sulle zone collinari, altocollinari e montuose, saranno piuttosto elevate per il periodo. Quindi una situazione questa di anomalia, Francesca, che proseguirà anche se ovviamente il Natale trascorrerà con tutto sommato con il bel tempo, Francesca. Giovanni, come sempre, prima di salutarci noi ricordiamo gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Eccolo qua il sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questa è la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati, e noi sottolineiamo sempre sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi che fanno vedere un avvio di giornata davvero splendido per tutte e quattro le province. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, questa è la pagina ufficiale, troverete tutto quello che è presente nel sito, e quindi è un modo per viaggiare informati nel corso della giornata, vedere quella che è la situazione su tutto il territorio abruzzese. Ma suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità e qualche notizia in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba, questa mattina 6 gradi, Giovanni da Montesilvano, ricordiamo, viene scattata.
Altre notizie sono quelle degli strumenti di rilevazione meteo che pubblica spesso Giovanni De Palma per spiegare quello che è un po' il lavoro dell'esperto meteo, con la descrizione degli strumenti e con tutte le domande degli utenti appassionati. E poi un'altra cosa importante di queste pagine sono le segnalazioni degli utenti, cioè video e foto che vengono postate sulla pagina di Giovanni De Palma su Abruzzo Meteo per mettere al corrente da un lato Giovanni De Palma e dall'altro anche tutti gli utenti connessi alla pagina. Quindi un ottimo modo per restare sempre informati. Giovanni, io ti saluto e ti ringrazio anche per questo collegamento e soprattutto l'augurio da parte di tutta la redazione per un buon Natale. Grazie Francesca, a questo punto ti auguro una buona vigilia e un buon Natale, così come lo auguro a tutti i telespettatori di TV6 Francesca. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ora torniamo sulle pagine del centro, andiamo a Francavilla. Il porto di Francavilla, ripartono i lavori dopo 7 anni di stop. Il comitato Via dice sì al progetto, il comune sblocca l'appalto. Una ditta di Trani completerà l'approdo per la piccola pesca. E poi a Cepagatti eletto il consiglio dei bambini ed ecco i politici del futuro. A San Giovanni Teatino il comune regala 250 euro agli studenti più bravi. Scomparso un anno fa, e se fosse una fuga d'amore, il caso dell'agricoltore di Penne, prende corpo l'ipotesi che sia andato all'estero, si indaga sulla cerchia di amici, forse qualcuno lo ha aiutato a nascondere l'auto. E poi Civitella Casanova, bombe da mortaio sotto una casa, ordigni della seconda guerra scoperti dagli operai durante i lavori. Andiamo a Chieti, il lavoro a rischio, esplode il caso sociale, la rabbia dei macellatori contro sindaco e comune. Striscioni urla e liti in consiglio comunale di Primio e l'assessore Colantonio contro Di Giovanni, mentre 35 lavoratori del mattatoio mostrano lo striscione. E poi di taglio basso l'Ateneo, tagliati milioni e mattoni, il CDA della resa dei conti cancella il bilancio d'oro destinato ad opere pubbliche. Andiamo all'Aquila, morti al convitto in attesa della grazia, Bearzi torna in libertà, passerà il Natale a casa. Lo ha deciso il giudice di sorveglianza che lo affida ai servizi sociali, il preside. Sono contentissimo di riabbracciare la mia famiglia e ringrazio tutti. Era imputato alla truffa fondi sociali, morto Traversi. Di spalle il dibattito, Acquasante il nuovo stadio continua a dividere. E poi di taglio basso, oltre 1 miliardo per la ricostruzione. Lo ha deciso ieri il CIPE. Si conferma l'impegno del governo verso i territori colpiti dal sisma. Andiamo a Teramo, la banca teramana nel mirino. L'Unione Europea boccia il salvataggio Tercas, ma ora può partire il piano B. La decisione di Bruxelles era attesa, l'intervento del fondo interbancario è un aiuto di Stato. L'istituto dovrà restituire i 300 milioni ricevuti l'anno scorso, ma li riavrà per altre vie. E poi la notizia, la messa nel Duomo, la vedi in streaming. La webcam installata in cattedrale dalla notte di Natale permetterà di seguire in diretta le funzioni. E di taglio basso, soldi spariti in banca, arrestato bancario. L'impiegato esponente del PD giuliese si sarebbe appropriato di 460.000 euro di un correntista. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo sulle pagine del Messaggero. Le tensioni all'emiciclo, d'Alfonso ferma Di Nicola e salva il cenone. Screzzi con Forza Italia, commissione convocata per stasera e poi la svolta. Ancora Antonellini addio, una vita per l'Aquila e la musica. La ragazza tutta lana e ferri che ha conquistato il web. Sulle pagine dell'Aquila tutti in centro per brindare, aperitivo non stop per Natale. È diventato un appuntamento di tutta la provincia il tradizionale cin cin. Corso Vittorio, piazza Regina Margherita, via Garibaldi e piazza Chiarino off limits. Siamo felici di essere diventati un punto fermo per gli aquilani. Di spalla al circolo tennis come US Open, inaugurati 2 nuovi campi. E poi Poggio Picenze, il tesoro in mostra alla Banca d'Italia.
Andiamo avanti, scarcerato Bearzi andrà ai servizi sociali. Condannato a 4 anni per il crollo del convitto in cui morirono 3 giovani, è stato 43 giorni in carcere. Il magistrato di sorveglianza ha accolto in via provvisoria la richiesta della difesa e ha deciso per l'affidamento. Il dirigente dice: ringrazio tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto in questo periodo così difficile. Chiedevano il pezzo settimanale, sono stati condannati, tentata estorsione al Millennium, 3 anni di reclusione per 2 rom, la cronaca di Sulmona. Ranalli resta il nodo SNAM, il sindaco fa il bilancio tra luci e ombre dell'anno amministrativo. La convocazione in regione fissata per il 29 lascia pensare a un parere favorevole. E ancora intesa Silveri di Pangrazio, nuovo ospedale, si parte. Questa è la cronaca di Avezzano. Spesa complessiva per la progettazione in relazione ai 226 posti letto, 80.000 euro. Massima sicurezza strutturale. A Pescara, addio bische, Pescara cambia gioco. Non è più il Natale dei tavoli verdi e delle fortune perse nel giro di una notte. Dopo Blackjack il costume è cambiato. I vecchi boss tagliati fuori da boom delle sale scommesse, arresti e crisi, ma in molte case private l'azzardo tira ancora. E poi pane e pesci, stop alla frode del cenone, i furbetti nella rete, i carabinieri sequestrano 10 tonnellate di prodotti illegali su dolci e pizzi, etichette post datate. Caputi, city manager di Alessandrini, il sindaco sceglie il super dirigente della regione Abruzzo per guidare la macchina amministrativa di Palazzo di Città. Nuovo bando per le aree di risulta e riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, i primi obiettivi del direttore generale. L'ex numero uno dei lavori pubblici guadagnerà 110.000 euro l'anno, il 31 dicembre l'arrivo a Pescara. E poi l'attiva concorso bis per precari, la promessa chiude la protesta, l'annuncio dopo il sit-in di ieri mattina in regione, in 78 da gennaio, senza lavoro. Gli scatti di Brunella che svelano al mondo il mare d'Abruzzo. Dal Giappone agli Stati Uniti le foto della Fratini, originaria di Pianella, conquistano riviste di settore e gallerie. La mia ricerca si concentra su paesaggi minori, in arrivo anche una mostra a Madrid. Andiamo a Chieti, macellatori, teatini e ultras invadono l'aula consiliare. La protesta riguarda la gestione del mattatoio comunale, il caso spinoso. Il sindaco Di Primio ha incontrato i lavoratori su cui pendono 2 diffide. E poi il commercio Natale, piccoli segnali di ripresa, ma si preferisce l'acquisto online. Il villaggio turistico Valle del Sole sotto inchiesta, si farà il depuratore, l'indagine va avanti ma il comune vuole evitare lo stop estivo, questo sulla cronaca di Lanciano. Cotir, arrivano i fondi, Natale felice per i ricercatori, sulla cronaca di Vasto. Andiamo a Teramo, la provincia, tanti comuni non hanno collaborato. Il presidente Di Sabatino attacca i sindaci, si poteva fare molto di più. Previsti investimenti per servizi pubblici e progetto per l'efficientamento energetico. L'assessore regionale Dino Pepe presente ha portato all'attenzione il masterplan per l'Abruzzo. E poi di spalla chiude la fonderia Veco, 71 dipendenti licenziati. È stata avviata la procedura di mobilità Confindustria Furente, l'inchiesta non ci ha aiutato. È arrivata la procedura di mobilità che anticiperebbe il licenziamento per i 71 dipendenti della storica fonderia Veco di Martinsicuro e dunque la chiusura dell'impianto. Il peggior Natale per le famiglie degli operai truentini non poteva essere. E ieri c'è stata questa manifestazione dopo la notizia, noi c'eravamo, il servizio di Elisa Liuzzo. Per 71 lavoratori della Veco di Martinsicuro scattano le procedure di mobilità, mentre per l'azienda l'orizzonte prossimo è la chiusura. Tutto questo se le autorità preposte non si adopereranno per scongiurare lo smantellamento di un'azienda messa in condizione di non lavorare dallo scorso 17 settembre, nonostante il lavoro e le commesse ci siano. La notizia a pochi giorni dalle festività natalizie ovviamente è drammatica per l'azienda e per i lavoratori.
L'augurio è che con l'anno nuovo si riesca a ripartire. L'azienda non sta chiedendo sconti in materia ambientale, non vuole nuocere e non nuoce alla salute delle persone, ha fatto investimenti per milioni di euro in materia di sicurezza per ridurre le emissioni nocive e per tutelare il contesto urbano che è cresciuto intorno all'azienda. Serve che tutti i soggetti coinvolti, dalla regione alla provincia, alle rappresentanze sindacali, facciano un ultimo scatto per portare a termine questo procedimento in tempo utile, comunque entro il mese di gennaio, in modo da salvare questi posti di lavoro che altrimenti sarebbero definitivamente persi. Noi speravamo in una soluzione quantomeno di chiarezza che faceva emergere qual era la percorribilità o meno e la situazione dell'Aveco dal punto di vista ambientale, se c'era una compatibilità di questa azienda oppure no. Purtroppo, diciamo, la non decisione ha costretto in ogni caso a prevedere una procedura di mobilità. Poi studieremo le clausole per la riassunzione, se la ditta potrà, uso il condizionale, se la ditta potrà ripartire o meno. Ci aspettiamo delle prescrizioni, perché come è giusto che sia per l'azienda, delle prescrizioni da fare, diciamo, in tempi fattibili e diluiti nel tempo, perché non, per affrontare delle spese gravose anche per l'azienda, che sono dovute, però logicamente con i fermi che ci sono stati l'azienda non è che dispone di quantità di denaro. Comunque tutto si fa, l'importante è arrivarci e la prescrizione serve proprio a questo. Ripeto, se non ci sarà questa prescrizione e questa conferenza dei servizi, lì sarà proprio la chiusura totale. La FIM CISL intanto annuncia un esposto alla Procura della Repubblica per individuare le responsabilità di una situazione definita assurda. Ora ci spostiamo sulle pagine della città, si parla di lavoro, l'export e il PIL, l'Abruzzo, sempre più giù. Secondo il rapporto diffuso da Aldo Ronci, tre indicatori vedono la nostra regione in costante tendenza negativa. La maglia nera, i dati sull'occupazione dei primi 9 mesi del 2015 evidenziano come nella nostra regione il Jobs Act non è riuscito a stimolare la crescita del livello occupazionale. Si parla di grave crisi, quella che secondo Ronci attraversa la nostra economia. Sistema produttivo locale molto fragile. Teramo, la maglia nera, 5.000 posti persi in soli 7 anni. Il vicepresidente di Confindustria Teramo, De Remigis, emorragia difficile da arginare senza adeguati interventi. La cronaca, coltella il suo datore di lavoro e scappa, denunciato un indiano. Il fatto si è verificato nella tarda serata di martedì a Pollutri. L'uomo è stato successivamente rintracciato a Vasto. E poi si parla ancora di banche. Bruxelles boccia Banca Italia, il salvataggio Tercas, è scattato il piano B. Per l'Europa i 330 milioni del fondo interbancario sono aiuti di Stato, accelerata sul nuovo fondo valutario. La partita di giro, i milioni del FTD saranno restituiti, poi si costituirà un nuovo fondo volontario per il risalvataggio. Il rilancio prosegue e nei prossimi giorni il nuovo intervento volontario in favore di Tercas dal 98% del sistema bancario. La decisione dell'Unione Europea dice che i 330 milioni concessi per ricapitalizzare Tercas dal fondo vanno considerati come aiuti di Stato e quindi vanno restituiti. Poi la sanità, inaugurata la Casa della Medicina del Territorio. Questo succede a Teramo. Se il problema è l'ASL unica, allora facciamola a Teramo, parla il presidente della provincia di Sabatino. E poi distrutti 120 kg di polpo per il pranzo della vigilia. Il blitz dei NAS, dei Carabinieri e della Guardia Costiera. Sequestrate 10 tonnellate di pesce non vendibile. La chiusura a causa delle carenze igieniche. L'ASL ha disposto la chiusura di un'azienda teramana. È stato aperto in anticipo il parcheggio alla stazione. I lavori in corso alle strisce blu non frenano l'assessore. Per il periodo di Natale resteranno gratuite. La Caritas, Natale non è solo accoglienza ai migrati, l'esercito di volontari mobilitato in una marea di progetti di assistenza agli ultimi e nelle periferie. La messa di Natale sarà in diretta streaming, domani debutta la novità per seguire da casa le celebrazioni tramite una webcam collegata ad internet e la cattedrale sarà per tutti.
E poi andiamo avanti, la provincia è viva ma devono farci lavorare. Renzo Di Sabatino fa il bilancio di fine anno. Tanti interventi ma c'è bisogno di chiarezza e maggiore partecipazione. La firma, la convenzione con l'ARIT per la realizzazione della prima rete di servizi associati che porterà alla sostituzione degli sportelli fisici. E allora ieri c'è stata la conferenza di fine anno per parlare di quello che è stato il resoconto con il bilancio di fine anno. Vediamo. Presidente, i dati e i numeri più importanti di questo 2015? Il numero più importante è che la provincia nel 2015 c'è stata, è stata presente e si è resa utile per la collettività che amministra. Sulle questioni più rilevanti, come quello della viabilità e dell'edilizia scolastica, noi abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative che hanno portato nel corso del 2015 a programmare opere dell'alluvione per 79 opere e 29 milioni complessivi di somme. Ne abbiamo appaltate nel 2015 50 per 12 milioni, alluvione 2015 24 interventi per altri 3 milioni e 6. In più ci sono tutti i fondi che comunque già c'erano e che noi diciamo, abbiamo messo un po' a regime di viabilità ordinaria, chiudendo delle opere assolutamente importanti come, il tratto di Pedemontana che arriva fino a Garrufo, e stiamo adesso riprendendo la progettazione del tratto finale della 259. In più stiamo portando avanti per circa 10 milioni di euro di lavori per mettere in sicurezza e sistemare le scuole della nostra realtà provinciale. Accanto a questo la provincia ha fatto tante altre iniziative, ne cito una, il progetto Paride, con un investimento di privati per 16 milioni sul nostro territorio, che permetteranno da qui ai prossimi anni un efficientamento energetico notevole e soprattutto un rinnovamento di tutti i punti luci di 32 comuni su 47. Importante anche sottolineare l'anticipazione cassa integrazione guadagni per i lavoratori in difficoltà, questo partirà dal 1° gennaio. Sì, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto qualche difficoltà con gli istituti di credito, voglio ringraziare pubblicamente le banche di credito cooperativo di Basciano e quella dell'Adriatico Teramano che hanno risposto al nostro appello. Chi andrà in cassa integrazione potrà stipulare delle convenzioni con questi istituti per avere un'anticipazione di un'indennità che, come è noto, arriva sempre dopo 6-8 mesi. Ed ora apriamo la pagina dello sport, ma parliamo di un campione che torna per le festività. Stiamo parlando di Marco Verratti, che torna dalla Francia per trascorrere il Natale con la sua famiglia e poi fa qualche visita istituzionale. Ed eccolo qua. Ci voleva Conte, ora l'Italia funziona, l'azzurro a tutto campo, sarei rimasto a Pescara a vita. Queste le dichiarazioni del giovane centrocampista. Dice: un tipo come Conte serviva per ripristinare certe regole in nazionale. Prima ognuno faceva quello che voleva, gli europei spero che gli azzurri siano la sorpresa. E ora parlo un francese quasi perfetto, ma all'inizio ho fatto fatica. Ibrahimovic sembra un burbero, ma è un campione anche fuori dal campo. E poi dichiara sul suo futuro: spero di giocare fino a 35-36 anni e un giorno mi piacerebbe tornare a vestire la maglia bianco-azzurra. La squadra a volte sembra da A ed altre volte puntini puntini, parla ovviamente del Delfino. Mi piace più il ruolo da regista che da mezzala, credo di essere rimasto me stesso, solo mio figlio Tommaso mi ha cambiato un po'. E ieri Marco Verratti ha fatto anche una visita che ormai è diventata una consuetudine ai bambini dell'AGB, i bambini con patologie ematologiche, e ha dichiarato: vedervi felici mi rende sereno, il campione. Ha visitato la sede dell'AGB, da 3 anni vengo con piacere per vedervi felici, ha detto ai bambini che mi rendete sereno. Ieri c'è stata questa visita, come ogni anno ha portato dei regali per i bambini, ha firmato autografi, è stato con loro e poi ha parlato anche un po' di quello che è il suo futuro e ha chiesto ai bambini di fare delle domande. Poi in conclusione ha rilasciato delle dichiarazioni e ha ricevuto anche un dono proprio da parte dell'associazione. Noi c'eravamo, vediamo. È soltanto un simbolo, un segno di riconoscimento nei confronti di Marco, che è molto vicino ai nostri bambini. D'altronde, se vedete, sono rappresentativi del nostro logo, due i cosiddetti mammoccetti che oggi come oggi fanno anche dolcezza
vedendo che altri bambini se li abbracciano e ci giocano ben volentieri. È un piccolo dono che facciamo a Marco, perché? Perché Marco è sempre vicino a noi, sono 3 anni che ci aiuta, sono 3 anni che dà la sua disponibilità. Accettalo, visto che hai anche un bambino, sicuramente potrai farci giocare anche lui. L'accetto molto volentieri, come ben detto, sono molto vicino a questa associazione, quindi per me è solamente un piacere, diciamo che sono felice più io, penso, che i bambini ogni volta che vengo qui. Un loro sorriso per me vale tantissimo e più di 1000 altre cose, quindi approfitto anche per fare tutti gli auguri a tutti gli abruzzesi, a tutti i pescaresi, e a me e a tutti questi grandissimi bambini dell'associazione AGBE. Ed ora parliamo del Pescara. Ieri c'era la partita con il Modena, il terzo successo di fila. La Padula che prodezza, il Pescara sa soffrire e poi vince, decide il bomber, il Modena prende il palo e Aresti è fondamentale nel finale. I biancoazzurri non brillano ma riescono a brindare i 3 punti nella serata in cui le prime rallentano domenica a Latina. E poi Oddo applaude Aresti e Campagnaro, che bravi. Il tecnico biancoazzurro corre ad abbracciare il portiere a fine gara. Questa squadra è maturata, stringe i denti, difende la vittoria con il sangue. E allora si è conclusa 1-0 ieri sera allo stadio Adriatico la partita, e iniziamo proprio dal resoconto dell'incontro. Vediamo. All'Adriatico la Padula crea e Aresti conserva. Questo in sintesi il film di Pescara-Modena che ha visto nel portiere di origine sarda l'eroe della serata in una gara che non si presentava facile e che si è rivelata ancora più difficile del previsto. La vittoria dei biancazzurri ci può stare come, ma la sofferenza di questa sera non si era mai vista nelle gare casalinghe, neanche contro Crotone e Cagliari. Il Pescara si presenta con la grossa novità di Sansovini in attacco al fianco di la Padula. Verre recuperato va in panchina. Nel Modena non ci sono Cionek e Granoce, al posto del bomber c'è Stanco. Nonostante l'appello di Oddo e del presidente Sebastiani, sugli spalti poco meno di 7000 spettatori. Il Pescara fa vedere subito di avere una gran voglia di vincere la partita, e all'11° è Benali a far gridare a gol i tifosi, alzando però la sfera di poco sopra la traversa con una bella conclusione dall'interno dell'area modenese. Gli emiliani si propongono in avanti con raziocinio senza scoprirsi. Al 20° Nardini trova anche il gol per i canarini con la arbitro che annulla su segnalazione del suo assistente per un fuorigioco che appare dubbio. Gli ospiti ci credono e un minuto dopo arriva la conclusione dalla distanza di Calapai, che manca di poco il bersaglio grosso. Il Pescara si rivede dopo qualche minuto e precisamente al 28° con una punizione di Memmusciai che dai 30 metri mette di poco a lato. La gara non è però spettacolare, con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo e con i due portieri quasi inoperosi. E così fino all'intervallo non accade quasi nulla se non l'infortunio di Mandragora, che viene sostituito al 43° da Verre, e poi due occasioni con il tiro di Luppi al 44° deviato in angolo da Aresti e la risposta al 47° di Sansovini, che chiama alla parata a terra Provedel. Nella ripresa si comincia quasi al piccolo trotto, priva del lampo velenoso di la Padula, che al 9° segna un gol alla la Padula tirando una sassata dai 18 metri che lascia immobile sulla linea di porta l'incolpevole portiere modenese. Il gol subito costringe il Modena a spostare il baricentro del gioco in avanti, con i biancazzurri pronti ad approfittare di eventuali spazi per il contropiede. I ragazzi di Massimo Oddo premono ancora e al 21° è Benali ad andare vicino al 2-0 con un tiro deviato in calcio d'angolo. Il Modena non è però domo e un minuto dopo, a cavallo fra il 28° ed il 29° sfiora il pari in modo incredibile, prima con un tiro di Luppi salvato da Aresti e poi con la traversa di Stanco. La gara si scalda con qualche intervento duro e qualche ammonizione, e con Oddo che rinforza il centrocampo mandando in campo Bruno per Benali. Poi il convulso finale con la super parata di Aresti su Marzorati al 94° e l'abbraccio di Oddo al suo portiere per una vittoria di platino. E ora sotto con il Latina domenica prossima al Francioni per un'altra partita per cuori forti. Sì, perché se lo merita, perché non ho fatto il portiere, ho fatto il calciatore, ma posso immaginare le sofferenze che può patire un 12° tra virgolette, che sta lì in panchina, e bisogna fare i complimenti a lui, a tutto il gruppo dei portieri, perché è un gruppo solido, perché senza di questo sicuramente non si ottengono questi risultati. Lui è stato eccezionale, si fa sempre trovare pronto, l'avevo detto in conferenza, assoluta fiducia in lui, perché oltre che essere un bravissimo portiere,
non è facile farsi trovare, lui si fa sempre trovare pronto, oggi il merito della vittoria è stato anche suo. Questo significa la prestazione di Aresti, ma anche di altri giocatori che non sono probabilmente titolari, che però quando il tecnico chiama rispondono sempre presente. Questo anche a testimonianza che probabilmente c'è un grande gruppo, giocatori tutti motivati. Ma è così, io parlo sempre chiaro al gruppo, nel senso che io vedo molto l'allenamento, non guardo in faccia a nessuno, all'età, alla storia di un giocatore. Io mi rendo conto di quello che fanno sul campo e li premio per quello che danno e non per la loro storia, per il loro passato. Oggi qualcuno meritava andare in campo, altri sono stati in panchina, ci saranno le prossime volte, ma quello a cui punto è avere un gruppo solido, perché ho sempre detto e ripeterò sempre che con il talento vinci una partita, con il gruppo puoi vincere il campionato. Non ho chiesto assolutamente nessuno perché... Anche Piccolo del Lanciano? No, assolutamente. Piccolo è un giocatore del Lanciano, sarebbe anche di cattivo gusto andare a cercare dei giocatori che sono di altre squadre che hanno ancora il contratto in essere. È ovvio che Piccolo è un giocatore forte, mi piacerebbe credo a qualsiasi allenatore di Serie B averlo, però è un giocatore del Lanciano. Io ho detto e ripeto che fino a quando non aprirà il mercato ho pieno rispetto dei miei giocatori, sono molto contento dei miei giocatori dal primo all'ultimo, e quindi poi quando aprirà il mercato, se ci sarà da fare qualcosa lo faremo, altrimenti rimarremo così, ma io sono contento. E si è conclusa con un 1-1 la trasferta del Lanciano a Terni. Virtus Brodino a Terni, nella partita spareggio salvezza, il Lanciano passa in vantaggio con Rigione, poi incassa il gol di Falletti. Ed Aversa dice: siamo scesi in campo motivati e potevamo portare a casa i 3 punti. Gli Umbri chiudono in 10 per l'espulsione di Furlan. La vittoria dell'Ascoli complica i piani. Il difensore goleador festeggia la prima rete in B. Abbiamo dimostrato di essere vivi. E allora andiamo a vedere anche quello che è stato il resoconto della partita. Partiamo dall'aspetto positivo: la Virtus ha interrotto la scia negativa dei 4 KO di seguito, ottenendo un pari che almeno muove quella classifica più simile alle sabbie mobili, nelle quali i frentani sono impantanati da molto troppo tempo. L'aspetto negativo è che le altre squadre sulle quali fare la corsa corrono, e come se corrono. E come nel caso dell'Ascoli, qualche vittoria fuori ci scappa pure. Altro dato da dimenticare: si chiude il 2015 fuori casa del Lanciano senza aver ottenuto una vittoria in trasferta. Rientra Aquilanti dalla squalifica, c'è Bacinovic a metà campo, Di Matteo con Piccolo, mentre Marilungo è l'unica punta. La Ternana di Breda deve riscattare la pesante sconfitta di Cesena, fischia Ross di Pordenone. La gara al secondo ci prova Falletti dalla distanza, ma non inquadra la porta. Virtus sfrutta soprattutto l'out di destra per impensierire le fere. 26esimo, Paghera scusciante sulla destra, mette una buona palla al centro dell'area e c'è la conclusione di prima intenzione di Domenico Di Cecco, ma Mazzoni respinge. Occasionissima per i frentani. Ancora Virtus, colpo di testa di Aquilanti, para Mazzoni. Non succede tantissimo nel corso dei primi 45 minuti di gara. Ripresa, il piglio virtussino è giusto, subito un colpo di testa di Paghera che non inquadra lo specchio della porta. Il gol è comunque nell'area e arriva qualche istante dopo. Minuto 5, punizione di Mammarella, c'è Michele Rigione in area di rigore che corregge la palla in porta. Mazzone prova a neutralizzare in due circostanze la sfera, ma il gol è rossonero. Prima rete per il difensore centrale. Ancora Virtus Lanciano, 22esimo, scambio Piccolo Puccino, palla al centro, c'è Padovan che prova a mettere la palla in rete ma non inquadra lo specchio della porta. L'illusione virtussina si spegne però a metà ripresa. Al 25esimo infatti Falletti pareggia su respinta di testa di Aquilanti, scaraventando in rete di potenza il gol dell'1-1. Ma il Lanciano ha ancora il match ball a disposizione ed è anche clamoroso con Piccolo al minuto 28, ma l'attaccante partenopeo non inquadra la porta. Poi di concreto nel finale di gara c'è ben poco. 1-1 dunque il finale del Libero Liberati di Terni, e domenica
l'ultima sfida dell'anno contro il Livorno e probabilmente sarà anche l'ultimo treno da prendere a volo per correre nella direzione salvezza. Se non si prenderà quel treno, e allora addio sogni di gloria. E ora passiamo alla Lega Pro, parliamo del Teramo, è tempo di cambiare. Un vertice sul mercato di gennaio stempera le tensioni tra Campitelli e Vivarini, sono tante le novità in arrivo. Si cerca un attaccante, possono andare via sia Speranza che Cenciarelli. Il patron Calvano ha mollato da tanto, si vuole sfoltire la rosa e aumentare il tasso realizzativo anche da Silva in lista di uscita. E allora con lo sport noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ovviamente i migliori auguri da parte della redazione di TV6 per questo Natale 2015. L'appuntamento con la rassegna stampa torna lunedì puntuale alle 7. Buona giornata.